Oggi siamo allo studio Sacconier davanti, insomma, un fotografo di riferimento di San Giorgio da tantissimi anni, ma direi anche del territorio. Franco Sacconier, appunto, fotografo prima per passione, poi da 20 anni per professione. La fotografia, in effetti, ha fatto dei cambiamenti enormi, dei passi da gigante nel corso di questi anni, però, insomma, un fotografo come lei è ancora davvero un punto di riferimento. Qui si può venire a fare un servizio fotografico, so che ne fa tanti di nonni con i bambini, di bambini piccoli, mamme in attesa. Sì, negli ultimi 15 anni la fotografia è cambiata molto. Stavo guardando giusto l'altro giorno per il Carnevale, praticamente dal 2000 è iniziata la storia del digitale, così alla portata un po' di tutti. E quindi prima c'erano i negativi, adesso abbiamo un archivio di migliaia di file. Spero che insomma, siano ben conservati, in modo che si possano tenere nel tempo, però consiglio sempre anche ai miei clienti di stampare tanto, perché almeno così i posteri hanno una discreta certezza di vedere delle immagini, mentre diversamente non si sa come si evolve la tecnologia o come andrà a finire questa cosa qui. A proposito di stampe, mi faceva vedere dei bellissimi book, proprio libri, nel senso vero di libri, che stanno piacendo moltissimo. In effetti, un po' forse si è tornati a farci piacere la stampa. Sì, con i libri fotografici che realizziamo noi, ma che possono anche realizzare i clienti con le loro immagini direttamente da casa, si è tornato a stampare, cioè a dare anche la giusta importanza a quelli che sono degli archivi con tantissime immagini che sono conservati nei computer, spesso così un po' precariamente, ma fortunatamente si è deciso di stampare. Quindi la soluzione del libro, dell'album, delle vacanze o di un evento, un compleanno, piuttosto che una festa in famiglia o il compleanno del nonno, tutte queste cose qua, sono tornate sulla carta dove, insomma, hanno, secondo me, maggiori probabilità di conservarsi nel tempo. Un aspetto ancora molto importante del tuo lavoro, ma lo è ancora, insomma, un po' per tutti noi, è la fotografia da matrimonio. Sì. In effetti la fotografia da matrimonio o delle cerimonie in genere è ancora un aspetto della fotografia che in genere le persone concepiscono come, cioè, o sentono la necessità di avere un fotografo che possa ricordare questi momenti. E quindi è una parte molto importante del nostro lavoro. Fai proprio una consulenza agli sposi che vengono a chiederti un Sì, servizio. accogliamo gli sposi nello studio e presentiamo loro i campionari degli album che possiamo realizzare per mezzo di alcuni produttori di livello nazionale che stampano gli album da matrimonio. Insomma, qui c'è davvero tutto per chi avesse voglia di farsi fotografare, di lasciare, soprattutto l'obiettivo penso che sia lasciare un ricordo a chi ci vuole bene, un ricordo nel tempo. Sì, effettivamente la fotografia serve a questo, a ricordare, a far vedere i ricordi ad altre persone, a condividere. E mi sembra giusto che ogni tanto nella propria vita ognuno di noi decida di lasciare una traccia, insomma, per chi verrà dopo, almeno che vedano com'ero, insomma.